è stata una partita dura, soprattutto grazie alla loro solidità difensiva. C'era un Mario Di Meglio dietro che era tosto, infatti mi marcava molto stretto, conoscendo le mie caratteristiche sapeva come mi doveva fermare. Poi l'ho studiato bene nel finale, purtroppo non ha potuto fare niente, mi dispiace per Mario però. Volevo fare anche complimenti al mio reparto difensivo che hanno realizzato una grande doppietta. Portiere Ciro Viola ha fatto un gol, uno da Cineteca. Mimmo Barbieri, un po' sfortunato, però ha fatto un grande, grande gol che penso dovrebbe Ma tu andare forse nei non lo migliori. sai, no, perché ti stavi riscaldando, ma prima della partita Mimmo e Ciro si sono fatti fare una foto assieme abbracciati su loro richiesta. Già sapevano. Già sapevo, secondo me sì, già avevano capito che erano legati da qualcosa di forte, il doppio Ecco, autogol dove poi. stava l'arma segreta. E vabbè, scelta tecnica un po' dubbia, quello di farmi partire dalla panchina del signor Ciro Viola, però ha detto vabbè, se è l'arma segreta, ha detto Ciro, ma chi mi conoscono tutto quanto, guarda. E invece aveva ragione il presidente. Complimenti presidente per la scelta tecnica, per il grande gol, l'importante è che abbiamo vinto. Complimenti agli avversari, la prima cosa. Bomber, ma pantaloncino, biancheria, tutto a posto perché hai fatto un pit stop prima della E partita noi che in realtà un po'. abbiamo giocato anche ieri, perché ormai più vecchio divento e più partite faccio, ma per fortuna mi mantengo abbastanza bene. Non sono più quello di prima, però non fa niente, l'importante è che mi diverto. E dato che il pantaloncino era lo stesso, abbiamo solo la maglietta diversa, l'avevo messo un po' a sventolare, altrimenti non si asciugava, e ce l'avevo, come si diceva, smersa. Non fa niente, dai.